A tutti voi buonasera dal TG Max. Ristrutturare i costi dell'amministrazione, ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie e potenziare le infrastrutture sono alcune delle richieste avanzate dalla CNA Abruzzo a candidati presidenti alle prossime elezioni regionali del 25 maggio. Riformare la regione, spendere presto e bene le poche risorse disponibili, ridurre le tasse. Sono queste le richieste per far ripartire l'Abruzzo messe a punto dalla CNA in vista delle elezioni regionali del 25 maggio prossimo. I dettagli sono stati illustrati dal presidente regionale Italo Lupo, che nei prossimi giorni avvierà una consultazione pubblica con i cinque candidati alla presidenza della regione. Innanzitutto una ristrutturazione dei costi della regione, dei costi dell'amministrazione che insomma, risultano sempre eccessivi rispetto a quelli che sono poi i risultati e l'efficienza degli organi amministrativi. In tutti i sensi, io parlo sia della regione ad arrivare anche ai piccoli comuni e quindi una maggiore efficienza. Certamente c'è anche il discorso importante, quello della riduzione delle tasse. Gli argomenti sono tantissimi. Ricordiamoci, anche se non è di pertinenza della regione, che le imprese pagano e anche le famiglie naturalmente altissime tasse per quanto riguarda le abitazioni, l'IMU, eccetera, eccetera. Insomma, sono problemi che sono sulla pelle veramente degli artigiani e di tutte le imprese, specialmente in questo periodo in cui le risorse a disposizione sia delle imprese che delle famiglie devono essere proprio mirate soprattutto allo sviluppo. Nel pacchetto di osservazioni e proposte anche maggiore attenzione al potenziamento delle infrastrutture, alla ricostruzione aquilana e un freno alla grande distribuzione. In Abruzzo abbiamo la maggiore concentrazione d'Italia di centri commerciali. Tutto questo va a deprimere le economie dei centri vicini. Pescara, sappiamo quali sono i problemi. Chieti è letteralmente, soprattutto Chieti città, Chieti Alta, è letteralmente morta dal punto di vista commerciale, turistico. Insomma, è una città che sta declinando. Noi facciamo parte del regionale, a noi devono stare a cuore i problemi di tutto l'Abruzzo. In questo argomento ci mettiamo anche la ricostruzione dell'Aquila, perché sono passati 5 anni, non credo che sia cambiato molto, anzi i problemi si sono acuiti. Ricordiamoci delle migliaia di imprese che vivevano all'Aquila e che sono a livello di puro sostentamento se non hanno chiuso. Per cui i problemi sono questi. Altro problema che vorremmo che il nuovo governo regionale portasse avanti è quello delle infrastrutture, decidere una buona volta quali devono essere i porti dall'Abruzzo, cioè decidere se deve essere Ortona o deve essere Vasto. Noi ci dobbiamo dotare di infrastrutture all'altezza della situazione. E la ferrovia adriatica, insomma. I problemi sono tantissimi e ci auguriamo che il nuovo governo regionale possa risolverlo in tempi brevi perché insomma, le imprese stanno morendo e le famiglie sono allo stremo. Il 25 maggio i cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore saranno anche chiamati a votare per il referendum sulla Grande Pescara, un'occasione per riaccendere il futuro delle nuove generazioni, ha commentato il presidente del Comitato per il Sì, Carlo Costantini. Un progetto nel segno dell'innovazione e della crescita per far tornare a pensare al futuro, alle nuove generazioni. Con queste parole Carlo Costantini ha aperto in via Carducci a Pescara la sede del comitato Pescara Montesilvano Spoltore per crescere diventiamo grandi. Il 25 maggio i cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore sono chiamati alle urne anche per il referendum sulla Grande Pescara. Al tavolo con Costantini c'erano anche i presidenti della Camera di Commercio, Daniele Becci, e il presidente provinciale di Confindustria, Enrico Marramiero. Fra il pubblico invece non sono passate inosservate le presenze del presidente della provincia pescarese, candidato sindaco del nuovo centrodestra, Guerino Testa, e del presidente del Consiglio regionale e coordinatore di Forza Italia, Nazario Pagano.
L'assenza di gran parte della politica, ha ribadito Costantini, dimostra come queste persone siano per la conservazione e non per una nuova architettura costituzionale. Troppi cittadini ancora non sanno che il 25 maggio verrà consegnata loro un'altra scheda. Mi riferisco ai cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore, la scheda che consentirà loro di esprimere un proprio parere rispetto alla prospettiva della nascita di una grande città metropolitana, della capitale dell'Adriatico, una città che sarebbe il risultato della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Un'operazione gigantesca, un momento di democrazia diretta e di partecipazione attiva dei cittadini mai vissuto in Abruzzo, che potrebbe produrre come risultato una città con caratteristiche urbanistiche, territoriali e demografiche tali da renderla automaticamente la capitale dell'Adriatico. Oggi la questione non è più solo tra sistemi produttivi e imprese private, oggi la sfida è anche tra sistemi territoriali, tra organizzazione della pubblica amministrazione, e noi siamo convinti che un processo di semplificazione così rilevante in termini di dimensione sia il presupposto per recuperare la capacità di attrarre investimenti, per liberare il sistema produttivo dai lacci, dai lacciuoli e dagli impedimenti che fino ad oggi lo hanno strangolato, e soprattutto sia il presupposto per recuperare un'ambizione che compete naturalmente alla città di Pescara, quella di svolgere il ruolo di punto di riferimento del Medio Adriatico verso i Balcani. Mentre c'è chi si prepara al voto, c'è anche chi guarda con fiducia al prossimo 7 maggio, quando davanti al TAR si terrà l'udienza sul ricorso presentato dal Consiglio Comunale di Spoltore contro il referendum sulla Grande Pescara. Sembrava il nome che potesse tenere unita l'intera coalizione di centrosinistra, ma Antonio Di Berardino alla fine ha deciso di ritirare la sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Montesilvano. Ora il PD e gli altri partiti dovranno ripartire da zero. Il rischio di una spaccatura e di andare al voto con due o più candidati si fa sempre più concreto. Attorno alla mia candidatura, ha detto Di Berardino, non si sono create le condizioni minime per governare bene. C'è bisogno di un progetto di cambiamento e innovazione capace di ribaltare la pessima reputazione che la città ha come luogo politico ed economico e rilanciarne il ruolo nell'area urbana e nel nuovo Abruzzo. Torniamo ad occuparci della vertenza Cotir. L'assessore regionale all'agricoltura Mauro Febbo lancia un appello ai ricercatori. I fondi sono stati erogati. Terminate la protesta. Continua la protesta dei dipendenti del centro ricerca Cotir di Vasto. Sono senza stipendio da mesi e sono preoccupati per il loro futuro. Su quanto sta accadendo ascoltiamo l'assessore politiche agricole Mauro Febbo. Che mi sembra che adesso si sta un pochino esagerando, non vorrei che si stia approfittando magari della competizione elettorale. I lavoratori del Cotir sanno benissimo qual è stato l'impegno mio personale di questa direzione per venire incontro alle loro esigenze. Io intanto vorrei partire da una premessa generale, ricordare che questa regione dal 2007 è commissariata, cioè è dissestata, cioè deve applicare una serie di norme che prevedono che le spese che si possono sostenere sono quelle obbligatorie. Per una regione come l'Abruzzo, ma qualunque regione dovesse incorrere in questa criticità, non è obbligata a tenere i centri di ricerca. Noi li abbiamo, sono stati sempre dei centri di eccellenza, vogliamo continuare a tenerli, per cui abbiamo messo a loro disposizione ingenti somme relative alla misura 1.2.4 del PSR. Tra l'altro mi sembra strano che solo uno dei tre centri di ricerca attua questa forma di protesta. I soldi del 2014 li hanno già presi e li hanno presi in anticipo, proprio oggi sono arrivati i mandati e loro questo lo sanno benissimo, come sanno benissimo quello che è successo con la variazione di bilancio di fine anno, altri 800.000 euro, di questi una piccola parte, 300.000, li abbiamo già recuperati e stiamo facendo percorrere tutto l'iter burocratico. Io credo che questa azione di protesta può tranquillamente rientrare. Questa protesta, secondo l'assessore Mauro Febbo, potrebbe anche allontanare potenziali partner che sono indispensabili per attivare la misura del PSR. Ci sono degli imprenditori privati che insieme ai centri di ricerca stanno facendo una serie di attività. Chiaramente se vedono che i centri di ricerca, che il Cotir agisce in questa maniera, ha queste difficoltà, è chiaro che loro si ritirano e quindi i finanziamenti poi vanno a cadere.
Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto al giovane alpino Williams Tracanna, 28 anni, del 7° reggimento di Stanza Belluno, morto giovedì cadendo nel vuoto per 150 metri durante una marcia di esercitazione sulle Dolomiti. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano di Turri Valignani nel Pescarese. Alla funzione ha preso parte anche il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Claudio Graziano. Il sindaco Luigi Canzano ha dichiarato il lutto cittadino. In attesa della decisione del TAR, il Partito della Rifondazione Comunista e il WWF chiedono alla GTM di rispettare le prescrizioni del Comitato Via per quanto riguarda i lavori per la realizzazione della filovia. Invece di lanciare minacce, la GTM pensi alle prescrizioni del Comitato Via e riparta con i lavori della messa a norma del tracciato. È quanto affermano il consigliere comunale di Pescara Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista e Loredana Di Paola del WWF, definendo saggia la decisione del sindaco del capoluogo adriatico di non firmare l'ordinanza per la chiusura delle strade che incrociano la strada Parco. Provvedimento questo necessario per consentire il proseguimento dei lavori nel cantiere di Filò, in particolare la tessatura dei cavi elettrici. Diciamo che non si capisce anche perché il presidente Russo voglia tendere i cavi, che fa parte della, diciamo che è una parte finale di quest'opera, mentre ci sono tantissimi lavori ancora da fare. A Montesilvano c'è un fondo stradale inadeguato per ammissione della stessa ditta che va rifatto completamente, e sia a Pescara che a Montesilvano ci sono le barriere architettoniche, che sono tra l'altro una prescrizione dello stesso Comitato Via. Rimangono aperte molte questioni su cui i comuni di Montesilvano e Pescara hanno chiesto chiarimenti e approfondimenti, aggiungono Acerbo e Di Paola. Tra queste le barriere architettoniche e la tenuta del sottofondo stradale, questioni su cui la GTM non ha risposto. Il comune, aggiungono i due, ha il dovere di chiedere chiarimenti su opere che potrebbero ricadere come costi sui cittadini di Pescara. È una scelta di prudenza e oculatezza nella gestione della pubblica amministrazione. Io e Fausto D'Inizio avevamo chiesto un mese fa questa cosa, poi abbiamo presentato un ordine del giorno approvato in consiglio comunale. Faccio presente che doveva accadere la stessa cosa anche per Corso Vittorio Emanuele, dove poi il TAR ha dato ragione a noi con i lavori è stato avanzato. Qui c'è la GTM e il Russo che vogliono fare andare avanti i lavori a tutti i costi, ma noi diciamo se il 19 si deve pronunciare il TAR, fermiamoci, non spendiamo ulteriori soldi, capiamo chi ha ragione e chi ha torto e poi ognuno procederà. Tra l'altro potrebbe vincere elezioni qualchedun altro che è contro questo progetto e per rimodularlo. Quindi io credo che il sindaco abbia fatto bene, probabilmente si poteva anche fare prima, ma è una scelta fatta nell'interesse della città, perché ci sono dubbi di legittimità sul progetto, sull'iter autorizzativo, che sono stati confermati dai periti incaricati dalla Procura di Pescara, e quindi era giusto fermare i lavori. Se si fosse fermato prima, tra l'altro evitavamo anche di togliere per più di un anno il mercato più funzionante della città. Noi continuiamo la battaglia sulla base delle leggi della Repubblica Italiana. Minaccia di morte la madre e il fratello e tenta di incendiare l'auto della donna dopo averla cosparsa di benzina ed escrementi, ma viene fermato dai carabinieri e arrestato. Le accuse per un 29enne di Montesilvano sono maltrattamenti in famiglia e tentato danneggiamento. Il giovane ha agito durante una crisi di astinenza da sostanze stupefacenti. Nell'abitazione i militari hanno sequestrato due fioriere con 16 piante di marijuana alte circa 30 cm, una lampada, fertilizzanti e teli idonei alla coltivazione della droga. Corso Vittorio Emanuele riaprirà il traffico al termine dei lavori, lo ha stabilito il TAR di Pescara. Dovrà essere riaperto al traffico veicolare una volta terminati i lavori Corso Vittorio Emanuele a Pescara. Lo ha stabilito il TAR, che ha accolto ricorsi presentati dalla Confcommercio e da due commercianti sui lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele e sulla strada alternativa realizzata nell'area di risulta. I giudici amministrativi hanno anche stabilito che non appena terminati i lavori sul corso debba essere contestualmente chiusa l'arteria alternativa nell'area di risulta. In particolare, il TAR sezione di Pescara ha riconosciuto la legittimità
l'unanimità del ricorso e ha accolto la tesi secondo cui la realizzazione della strada alternativa rientra fra le opere di modifica del PRG e quindi di competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta. In altre parole, non si trattava di semplici opere di manutenzione di un'arteria già esistente, ma di una nuova strada vera e propria. Il Comune ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato. Rispettiamo la sentenza, dichiara il vice sindaco Fiorilli, anche se non la condividiamo. Il TAR ha ritenuto che le opere non rientrano tra quelle realizzabili anche senza previa approvazione del piano attuativo, non essendo opere di carattere esclusivamente manutentivo o conservativo. Posizione che non condividiamo, considerando che in realtà la strada oggi utilizzata dai veicoli per il transito esisteva già ed era la stessa strada di accesso al parcheggio, una strada che ci siamo limitati ad adeguare. Ad ogni modo, conclude Fiorilli, il cantiere su Corso Vittorio non è in discussione e i lavori saranno regolarmente portati a termine. Manomette il cronotachigrafo con una calamita per falsificare le registrazioni di viaggio. Maxi multa ad un camionista marchigiano 61enne sanzionato con 1.682 euro. Per l'autotrasportatore fermato a Martinsicuro dalla stradale anche la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della stessa fino a 3 mesi. Campagna Amica festeggia il primo anniversario con l'apertura della sesta bottega a chilometri zero. Dopo un anno di Campagna Amica si sono moltiplicati i punti vendita in territorio pescarese. Coldiretti Abruzzo ha festeggiato questo anniversario con l'inaugurazione di un nuovo punto vendita bottega di Campagna Amica in via Caravaggio. Punti vendita che esaltano la filosofia dei prodotti a chilometro zero, ciascuno con una propria caratterizzazione, come spiega Mauro Del Ponte, uno dei coordinatori del progetto Campagna Amica. Siamo alla sesta e ogni bottega ha un settore prevalente. Partiamo dall'ortofrutta ai prodotti di gastronomia e qua quindi siamo arrivati alla carne e formaggi. 34 anni di Vicoli, in provincia di Pescara, Cristian Savini è il titolare della nuova bottega di via Caravaggio. Speriamo che i nostri prodotti verranno apprezzati, noi ci impegniamo al massimo. La mia azienda è impegnata ormai da tanti anni nella filiera del chilometro zero e questa era una vetrina che desideravamo da tanto tempo. È una bottega che propone formaggi molto apprezzati e anche carne di grande qualità. Sì, la carne è dei vitelli di razza frisona allevati nella nostra azienda, nascono nella nostra azienda e crescono lì. Punto vendita Campagna Amica, spiega il direttore di Coldiretti Abruzzo Alberto Bertinelli, è un trionfo del Made in Italy. Un bel segnale anche per il nostro mondo agricolo che riesce in questo modo a valorizzare le proprie produzioni, ma io credo che sia anche un bel segnale, un ottimo segnale per il consumatore, per il cittadino che in questo tipo di realtà trova veramente il cibo italiano. Trova il cibo del territorio, trova il cibo sano con una sicurezza alimentare che gli garantisce quello che oggi sta cercando e che è un grande patrimonio del nostro paese. Perseguita la ex collaboratrice domestica, arrivando anche a pedinarla, i carabinieri gli notificano un'ordinanza di divieto di avvicinamento. Destinatario un 83enne di Civitacquana, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una 44enne. L'anziano si è giustificato raccontando che la donna aveva portato via da casa sua segni bancari e oggetti. Ora i militari dovranno accertare eventuali responsabilità della ex colf in base a quanto denunciato dal presunto stalker. Ed ora la pagina sportiva, la Virtus riprenderà ad allenarsi martedì in vista della trasferta di Varese e mancherà l'attaccante Comi squalificato. Meritato riposo per la Virtus Lanciano che dopo la scorpacciata di emozioni contro l'Empoli riprenderà ad allenarsi lunedì alle ore 18 per la stragrande maggioranza dei tesserati. Per qualcun altro che ha inteso passare le vacanze di Pasqua all'estero, il rientro è fissato per martedì, quando è prevista la doppia seduta. Il successo sull'Empoli ha riportato il sereno, con ritorno in zona playoff e piacevoli riscoperte. La tenuta atletica è sembrata quella dei giorni migliori. La mentalità è tornata da Lanciano. Gongola Federico Casarini. Siamo tornati, possiamo fare di più anche, quindi pian piano stiamo trovando il Lanciano quello vero. Ecco. Quindi la rabbia, la prestazione, la cattiveria, la sofferenza, certo l'erroruccio
per complicarvi un po' la vita, quello non guasta, non basta mai e non guasta mai per voi. Sarebbe stato troppo bello vincere senza nessun problema, ecco, quindi l'importante è stato il risultato, l'importante è stata la prestazione della squadra e quello che abbiamo dimostrato in campo, anche comunque quando eravamo sotto 1-0 siamo sempre stati capaci di ribaltare le azioni e quello è quello che conta. Ecco. E adesso via libera al ciclo terribile che accompagnerà i rossoneri fino al 31 di maggio. Si comincerà dalla trasferta di Varese contro un club sconfitto a Crotone dopo un pirotecnico 3-2 e doppietta dell'ex lancianese Leonardo Pavoletti. Mancheranno da Monte e Blasi squalificato anche per Comi e scattata la squalifica. Poi sabato 26 alle 18 il ritorno Stadio Guido Biondi contro il Trapani. 180 minuti che chiariranno definitivamente i valori e le speranze della Virtus a salvezza ormai in tasca e col record di punti nella storia in Serie B, ben 51. Per la pallacanestro, nella fase ad orologio, Lanciano strapazza Maddaloni e piazza un tassello importante per la miglior posizione nei play-off. Una B per Lanciano straripante, strapazza Maddaloni in una gara senza storia nella quale i campani hanno retto un solo quarto prima di cedere di schianto alla sfuriata frentana. Nella prima gara della fase orologio i ragazzi di coach Salvemini hanno dimostrato di godere di ottima salute piazzando un importante tassello nella rincorsa al miglior piazzamento playoff. Dopo un primo quarto abulico di marcature, con Lanciano a inseguire Desiato e compagni, seppur solo di un paio di lunghezze, Lanciano impatta dalla lunetta con De Vincenzo e poi passa a condurre con una tripla di Castelluccia per non mollare più la presa sul match. Maddaloni si incarta, cede al nervosismo nei confronti del due arbitrale e comincia a perdere punti su punti. Dunque vantaggio nel primo, nel secondo, nel terzo e nell'ultimo quarto. Dunque vittoria senza assolutamente una grinza. Ricordiamo addirittura il più 35 di vantaggio. Dunque la vittoria ripone e ripropone la B per Lanciano come una delle squadre da battere nella fase ad orologio. Decisivo a questo punto della stagione il lavoro di coach Salvemini, che dovrà far stare concentrati i suoi ragazzi. Nei primi due quarti non siamo stati molto precisi in attacco, ci siamo portati un po' le scorie della partita di domenica a San Severo in cui non abbiamo tirato con percentuali incredibili, però secondo me abbiamo fatto un lavoro molto buono in difesa perché siamo andati all'intervallo subendo 24 punti. Questo significa che secondo me la squadra è pronta, mentalizzata a quello che deve essere la post stagione. Subire 24 punti all'intervallo secondo me è qualcosa di importante, che poi ci dà l'inerzia e la fiducia per riaggiustare quelle che erano le percentuali un po' sporche dei primi due quarti. Siamo in chiusura, prima dei saluti vi annuncio due nuovi appuntamenti su Telemax, il nuovo format dedicato alla città dei bambini, il servizio gratuito dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Lanciano, con due appuntamenti nel quale seguiremo l'elezione del consiglio comunale, del baby consiglio comunale, con i discorsi di tutti i candidati sindaci. Il primo appuntamento è per domani alle ore 14, in replica lunedì alle ore 12:45, poi il documentario Il mistero di Medjugorje in programma domenica alle ore 20 e lunedì in replica alle 13:30. Vi ricordo infine che servizi, approfondimenti e programmi sono disponibili sul sito tgmax.it. Non mi resta che augurarvi buona Pasqua. Arrivederci.